quando uno scrive poesia, scrive dei versi sulla pagina, vuole raccontare il mondo attraverso poche righe, appunto versare l'oceano in un imbuto. E quindi c'è bisogno per un poeta di oggi di raccoglimento, di saper vincere il deserto relazionale che alcune volte si incontra, e bisogna fare un vero e proprio corpo a corpo, a volte con se stessi. Principalmente diría que es la convicción, la experiencia que tengo de estar respondiendo a algo en la escritura. Y creo que para ser fieles a esta respuesta, por un lado hace falta tener una técnica, saber en qué consiste la escritura, pero al mismo tiempo tener una apertura interior a reconocer esas llamadas. L'arte aiuta ad aprire i nostri occhi perché ci mette sempre davanti a ciò che Benedetto XVI ha chiamato lo shock della bellezza. Una cosa veramente bella ci commuove e scardina le nostre certezze, ci obbliga a vedere il mondo in un modo diverso. Bueno, yo creo que vivimos en un mundo dominado por la imagen y por los medios de comunicación, en los que lo que se transmite suelen ser ideas muy rápidas y muchas veces superficiales. Y a mí me parece que plantear temas y debatirlos y analizarlos con cierta profundidad creo che è un apporto che si può fare. Allora, le arti che hanno una loro forza di comunicazione universale possono essere un linguaggio straordinario. Poi per quanto riguarda la fede, io credo che siano il linguaggio per eccellenza, perché nelle arti anche un non credente può ritrovarsi, può comunicare, può anche comprendere senza chiusure. Quando un spettatore, uno solo, sale del cine y te cuenta de qué modo esa película le ha ayudado en su vida, pues eso es una satisfacción que no se compara a ninguna otra crítica o comentario de nadie, a ningún premio. Time I discovered that my impressions, my feelings connected to music are the same for others. So for me music was also a possibility to experience beauty together with other people.